Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video Outfit and Face of the Day. Chiedo scusa per il ritardo col quale pubblico un altro video, un video nuovo, ma è inutile che sto qui sempre a dire le stesse cose. Comunque, ci sono periodi in cui, scusate, non riesco a caricare, a girare prima che caricare nuovi video. Perché ci sono cose da fare, perché a volte la mente sta da un'altra parte, quindi abbiate pazienza. Però voglio ringraziare, ci tengo a ringraziare appunto tutte le persone che continuano ad iscriversi al canale nonostante non carichi nuovi video. Grazie perché ultimamente, non so, vi fate sentire di più e io apprezzo ogni singola iscrizione, ogni singolo commento che poi mi lasciate nel canale. E niente, quindi grazie, 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 lo apprezzo tanto. Allora, procediamo. Cominciamo con, come al solito, con l'outfit. Allora, mi alzo. Allora, l'outfit di oggi si basa soprattutto su, diciamo un po' la voce, sul tema righe, stripes. Infatti ho questo aglione o maglia lunga che dir si voglia, io la uso come un vestitino corto, neanche troppo corto, che è fatto così. E a righe bianche e nere, appunto, e quando lo indossate calza un po' più corto davanti e un po' più lungo dietro. Ha questo collo che fa il risvolto, bello, bello largo, e ha la particolarità che essendo coperto fino a qui, diciamo, le maniche cascano più giù. Sotto ho la classica maglia della Pompea a collo alto, che mi tiene calda. E poi, allora, qui anche se non riuscirete a vedere benissimo, ho quelle calzamaglie. Sono caldissime, che vi ho fatto vedere nel video acquisti di H&M, che sono appunto tipo a costine, sono rigate, comunque sono tutte nere. E siccome quando io indosso questa sorta di mantellina, vestitino, maglietta lunga, come, chiamiamola come volete, che è di lana ed è di Benetton, diciamo quando la indosso e poi devo mettere su il cappotto che dopo vi faccio vedere, devo tirare su le maniche così e questo fa sì che il vestito si alzi in questa parte perché per indossare il cappotto appunto devo tirarlo su e siccome non voglio farmi vedere nuda in calzamaglie, ho pensato di mettere questa gonna che è una gonna semplicissima di cotone grigio comprata l'estate scorsa da H&M per pochi euro, 5 euro credo. E mi piaceva anche il contrasto cromatico che faceva questo grigio con il bianco e il nero. Per finire, sotto questi anfibi con un pochettino di tacco. Me li tolgo, vediamo se riusciamo a farli vedere meglio. Eccoli, che sono. Hanno questo pochino di tacco e poi hanno tutte delle fibbie, delle striscioline di pelle, di similpelle, con queste chiusure qui sul lato. E dall'altra parte, cioè verso l'interno coscia, hanno questa cerniera. Questi sono di Bata, ce li ho da diversi anni e non si smuovono proprio, sono abbastanza caldi e oddio, abbastanza caldi ancora per questo periodo in cui non fa freddissimo. Perché vabbè, sarà che io sono freddolosa, ho sempre freddo ai piedi, alle estremità, alle mani. E comunque sono molto molto comodi per passeggiare, insomma, ve li consiglierei se sapessi che sono ancora in vendita, ma non credo perché li ho comprati veramente, saranno almeno 5 anni che ce li ho e non si sono scalfiti minimamente, io li lucido perché mi piace lucidare le cose di pelle con, sapete quella, come si chiama, cromatina, quel gel nero che si usa appunto per lucidare le scarpe in pelle, mi ricorda molto gli Shusha degli anni passati a Napoli, di diversi anni fa a Napoli, Shusha che poi,
Nota da intellettuale, tra virgolette, Shusha che deriva da shoes shine, shoes to shine, quindi scarpe da lucidare. Non so, vi ho detto questa perla di saggezza, mi sento molto intelligente. Comunque, ora vi faccio vedere il cappotto che indosserò. Che questo qui è un semplice cappotto nero con delle borchie alla fine e questo anche l'ho comprato diversi anni fa da Danny Rose. È veramente molto carino perché è abbastanza avvitato e poi ha la particolarità di queste borchie. Calza così, io quando lo indosso caccio anche questo collo fuori. E e dietro così. Lo tolgo un attimo. indosserò anche la solita borsa di Stradivarius che avete visto anche in qualche altro video outfit. Che è nera, similpelle fatta con questi bracci qua, queste tracolle. C'ha una tasca dietro, molto ampia dentro, è fatta un po' trapuntata alla base e di profilo ha questi anelli. Proseguiamo con la Face of the Day. Allora, ci siamo, forse. Allora, innanzitutto ho messo sulla palpebra il primer di Zoeva, poi ho messo sia sulla palpebra mobile che su quella fissa, diciamo fino a qui, fino a dove vedete la sfumatura, questa matita Jumbo Eye Pencil di NYX nel colore 618 Purple, che è così, un colore bellissimo, che sta benissimo, lo consiglio a chi ha gli occhi hazel eyes, cioè quegli occhi verde, marroncino, rossiccio, il colore viola, il colore opposto corrispondente, quindi fa risaltare gli occhi. Ho messo questa come, diciamo, come base per intensificare il colore. Poi ho preso dalla palette degli scurissimi di Neve Makeup, ho preso prima questo colore qui, che si chiama Fiori d'ombra, questo qui. Poi nella piega l'ho intensificato con quello accanto che è Shopping, questo qui. Infine, sulla palpebra mobile ho messo questo lilla chiaro che si chiama, come si chiama? Lo sapevo ma non l'ho dimenticato, Bouquet, questo qui. E infine, sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno ho messo questo qui, che è ghiaccio. Ah, non vi ho detto sotto, sotto ho passato questa matita qui, sia nell'interno, nella rima interna che all'attaccatura delle ciglia inferiori. E poi l'ho sfumata sempre con Bouquet, con il pennellino angolato sottile l'ho sfumata. Come mascara, ho piegato ovviamente le ciglia superiori e ho messo questo mascara che mi sta piacendo tanto, che è il Max Volume Flash della Rimmel, questo con il packaging fucsia, rosa shocking e le scritte oro, e che mi sta piacendo tanto, cioè forse per me non l'avrei comprato perché di solito non compro cose della Rimmel. Non so perché, non mi ispira tanto. Ma mia sorella si trovò a comprarlo, li vide in offerta al supermercato, due al prezzo di uno, e quindi uno l'ho preso, l'ho voluto provare io. È un mascara né, o meglio so, nel senso che è molto denso. Lo scovolino raccoglie molto prodotto. Quindi è un po' difficile da lavorare. Dovete scaricarlo un bel po', io. Scolino è così, non è in lattice.
plastica, come si dice? No, è di quelli normali. Io lo scarico un po' sul bordo così, un bel po' sul bordo. Altrimenti, quando lo andate a stendere, a parte che vi appiccica le ciglia, ma c'è anche un fallout, quindi vi ritrovate i puntini neri sotto gli occhi e non è il caso. Quindi lo scarico bene bene, piego le ciglia e lo passo facendo molta attenzione soprattutto dopo, cioè quando avete finito di metterlo, dovete rimanere un po' con gli occhi da stralunata. Se le vostre ciglia superiori vengono a contatto con quelle inferiori, il rischio di fallout è raddoppiato. Quindi state un po' ferme così e poi, diciamo, quando si sarà seccato, ci mette relativamente poco, 1 minuto, 2 minuti, non ci sarà più rischio di fallout. E comunque è bello perché, almeno su di me, apre le ciglia, le districa, le infoltisce, le allunga tantissimo, nonostante io comunque ce l'ho già abbastanza lunghe di mio, però l'effetto è veramente simil bambolina e mi piace un sacco. Allora, in tutto questo, sulla faccia ho messo il fondotinta. Sto cominciando a rimettere il fondotinta finalmente, mi piace tanto. Alterno il fondotinta minerale di Neve Makeup, il Light Neutral, al Max Factor. So che non sono lo stesso tipo di prodotto, però mi piace davvero tanto l'effetto di questo Max Factor. Scusate, che è molto zozzo in superficie, che vergogna! E mi sta piacendo davvero tanto, soprattutto messo con il flat brush di Elf, con questo qui. Riesco ad ottenere veramente una buonissima coprenza e un effetto non troppo, cioè non è naturalissimo, ma non è nemmeno troppo mascherone. E io uso questo nella tonalità 102 pastel Max Factor. Sto notando, ho ricominciato a metterlo anche perché sto notando che alla mia pelle non dà fastidio il fondotinta, credo sia più una questione legata agli ormoni e all'alimentazione. Sto facendo alcune prove di alimentazione, ovvero sto provando a ridurre moltissimo i carboidrati, moltissimo per quanto mi è possibile, i carboidrati soprattutto quelli relativi a prodotti che comunque hanno una fermentazione, una crescita, ovvero il pane, la pasta, prodotti molto raffinati, molto elaborati. Cerco di limitare i carboidrati di questo tipo e sto cercando di limitare anche la carne, per di più carne rossa, perché poi carne bianca e pesce li mangio. E sto notando dei miglioramenti. Ora non so se è un caso o se devo attribuirlo a questo. Fatto sta che la settimana scorsa, o meglio, no, 2 settimane fa, feci quasi astinenza completa di carboidrati durante la settimana, e nel fine settimana mangiai più volte pasta e pane, e il lunedì io avevo diversi sfoghi di brufoletti sul viso. Quindi mi viene da pensare che molto probabilmente sia dovuto a questo. Ma stiamo vaneggiando, siamo già a 13 minuti e 48, questo video durerà anni. Ma che ci volete fare? Allora, che vi stavo dicendo? Ho messo il Max Factor su tutto il viso, ovviamente. E poi con il mio preferitissimo di sempre, che è questo pennellino che uso per il blush di Essence, questo con le setole rosa sopra, ho messo il blush di MAC, Blush Baby, che è questo qui. Ho provato a metterlo un po' più sotto di dove lo metto di solito, perché io facevo l'errore di metterlo su questa riga qua, però da spostarlo un po' più sotto, e mi piace di più l'effetto perché se mi sentisse una makeup artist rabbrividirebbe. E poi, come illuminante, un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, che è lo 010 Riviera Rose, questo blush di Catrice, di cui ho diciamo queste tonalità molto molto carine. O lo uso tutto insieme come blush, anche se non è opaco, è leggermente shimmer, però uno shimmer non volgare, non pesante. Oppure uso solo questa parte inferiore come illuminante e lo metto qui. E lo metto anche un po' qui perché mi piace l'effetto, è come se mi aprisse questa parte esterna dell'occhio. Quindi lo metto qui e qui, qui
qui e qui ovviamente, in modo uguale, si spera, e lo metto, inizialmente lo mettevo con le dita, ma non riuscivo ad avere un risultato soddisfacente, lo sto mettendo con questo pennellino, che essendo così a lingua di gatto e avendo le setole non troppo strette tra di loro, garantisce un effetto abbastanza naturale, perché il prodotto non si accumula in una sola zona, ma viene già automaticamente sfumato, come se fosse sfumato. Poi, sulle labbra ho messo il mio solito burro dell'erbolario che sto adorando, è il Nutrilabbra ai 4 burri, di cui vi parlerò in una recensione. E poi ho messo la matitina mia adorata 08 di Kiko, che è questo colore naturale nude, sembra si chiami beige rosato o rosa naturale, una cosa del genere. Comunque le matitine di Kiko che danno un effetto, avevo caricato troppo gli occhi, quindi ho lasciato le labbra nude. Prima, nell'outfit of the day, non vi ho fatto vedere gli accessori, che sono questo orecchino semplicissimo d'argento con questa perlina nera, l'anellozzo di H&M. Sulle dita invece vedete il Fat Santa di China Glaze con il colore brillantinato di Kiko, aspettate un attimo, il 230 di Kiko, che è un colore trasparente con tutti i brillini multicolor, celesti, rosa, gialli, pesca, insomma, glicine. L'ho messo sopra tipo top coat, mi piace molto l'effetto, soprattutto sulle unghie corte. E poi i soliti bracciali, questi bracciali con le perline di H&M presi tempo fa a Londra, e per dare un tocco rock, siccome le righe mi ricordano molto gli outfit rockettari, ho messo questo bracciale di gomma con i teschietti. Allora, abbiamo finito. Altra nota. Allora, siccome mia sorella è fissata con Londra peggio di me, e questo mi fa sempre venire in mente di Mademoiselle Anne, ciao cara Silvia, ha scovato un altro ragazzo che è lì a Londra da quasi un anno, se non erro, e che fa dei video anche per aiutarvi a, diciamo, a districarvi nelle varie situazioni di viaggio e di permanenza a Londra, se siete lì per studiare o lavorare. Lui lavora lì e è un ragazzo simpaticissimo, cioè fa veramente morire dal ridere, più che un chiedo scusa se ti offendi, se stai guardando questo video, se guarderai mai questo video, ma tanto ti avviso che ho parlato di te in questo video. E sembra più un canale comico che un canale di informazioni utili. Non che lui non dia informazioni utili, ma il suo modo di, e credo sia anche la sua intenzione, il suo modo di parlare, fa veramente scompisciare, soprattutto per chi è napoletano e capisce per filo e per segno tutto quello che lui dice, le battute che fa, i riferimenti con i paragoni che lui fa tra la cultura italiana e nel modo particolare napoletana, confrontata appunto con quella britannica. E niente, quindi vi consiglio di andare a vedere il suo canale, anche se ultimamente sta parlando un po' troppo male di un'altra youtuber famosa che voi penso conosciate bene. Penso faccia parte un po' del suo modo di fare. Comunque, sto parlando troppo, 20 minuti, basta! Andate a vedere il canale di Nocciolino24, ve lo linko nell'info box oppure vi metto una nuvoletta qui in giro. E passate un buon weekend e grazie di tutto, grazie per aver guardato questo video e ciao, alla prossima!